Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi. Basta l'iscrizione per il link e il codice sconto del 6%. Hi guys, sono Foolish e bentornati in un nuovo video, che no, non è un video su FIFA. Ve lo dico subito, ho cercato di fare una cosa per far apparire come se fosse un vero e proprio episodio del Road to Morata di Dybala 100 gol. Ovviamente ho fatto questo perché la partita di Coppa Italia con l'Inter è finita 3-0 con due gol di Morata e uno di Dybala e sembrava fatta apposta per la mia serie. Ho la maglia della Juve perché mi sono comprato un pensiero, tutto il completo di Dybala perché me ne sono innamorato, ve l'ho detto nell'ultimo episodio ufficiale di questa serie. Quindi cerchiamo di fare un mistone tra vlog, tra Road to Morata Dybala 100 gol, solamente per fare un'introduzione carina. Ve lo dico subito, nessun interista è stato offeso o maltrattato per realizzare questo video. O almeno no, forse offesi i miei amici, li abbiamo offesi, quindi come non detto. Vi lascio subito al vlog della mia avventura allo Juventus Stadium. Vai! Stiamo andando a Torino a vedere cosa? Juve Inter. Come finisce? 2-0. 2-0. 2-0. Bollano Morata e il buon Claudio se gioca. Il buon Claudio, là dietro dicono Hernanes. Non vediamo neanche un gol. Abbiamo fatto una macchina un po' mista. Lui non si sa per cosa tiene. Io non posso esprimermi. Non può esprimersi. Lui ovviamente ti fa Juve e dietro abbiamo addirittura due interisti. Verde! Che sono venuti perché siamo i trui, siamo i trucchi dell'Inter. In realtà siamo venuti solo per vedere lo stadio. Cioè, esatto. Ha fatto una scampagna di Dybala. Lui è interista, ma andrò a comprare la maglietta di Dybala. Comprerà la maglia di Dybala perché ha preso Dybala al pantacalcio e è diventato juventino. Paolo, dite se è una persona normale. Fa una fortuna. Non vedremo neanche un gol. Neanche un gol? Neanche un gol. Grazie Ricky. Cosa succede? Cosa succede? Succede che salto poco perché sennò mi picchia. però un piccolo lo faccio, un saltino lo faccio. Ci vediamo dentro lo stadio. Comunque ogni volta che vado a vedere, tengo l'Inter, ma ogni volta che vado a vedere la Juve vince. Sì, esatto, lui va sempre a vedere la Juve e interista va a vedere la Juve sempre. È matto, è malato. Juventus! Come finisce? Come finisce? Come pronostico? Come finisce? Pronostico? No, io non li faccio. Vince lo sport! Vince lo sport! Noi siamo usciti prima dalla partita. Ragazzi, l'ho presa. Perché il nostro amico Alessandro, l'interista, voleva la maglia di Dybala. Tra l'altro l'idea è stata mia, quindi... Esatto, mi fa, ascolta, andiamo a cercare uno store. No, perché... Dai, io avevo promesso, ho detto, se fa gol, giuro che esulto. Esulto, ha esultato. Ho esultato e mancavano 5 minuti. Ed ecco la maglia di Dybala, l'ho presa anch'io. E abbiamo dovuto tipo cambiare settore perché dove eravamo noi non ci sono gli store. Quindi abbiamo tipo scavalcato i tornelli. Una cosa fraudolenta. Molto, molto fraudolenta. E adesso ci tireranno un sacco di nomi perché siamo in ritardissimo per tornare a casa, ma
Ce ne frega qualcosa noi? Un cazzo. Ce ne frega un cazzo. E ce l'ho fatta. Sono a casa. Sono tipo le 4 di notte. Ho fatto la doccia alle 4 e 10. Anzi, ci guardiamo. Sono le 4 e 19 minuti. Io domani mattina mi devo svegliare abbastanza presto. Sono molto stanco ma molto contento perché se riuscite a vincere, guardate che capelli di merda. Quindi io direi di chiudere assolutamente qui il video, anche se alla fine è diventato un episodio del Road to Morata di Bala 100 gol, dato che i nostri due giocatori preferiti sono riusciti a segnare tutti e due. Questa è la maglia di Dybala che ho comprato, non potevo non comprare la maglia di Dybala. E niente, con questi capelli orrendi preferirei essere pelato. Io vi saluto. Ciao ragazzi, buonanotte, me lo sono meritato.